confermati in appello 4 ergastoli per l'omicidio dell'imprenditore Pancrazio Muscolino. Il 13 settembre del 2005 si scatena una gigantesca caccia all'uomo dal campo Rom in Contrada Gasena, da Agrigento ed in Sicilia, poi in tutta Italia fino ai confini del nord-est, verso la ex Jugoslavia. Poche ore prima, in una villa di Taormina, è stato ucciso a scopo di rapina l'imprenditore Pancrazio Muscolino, 44 anni, titolare del supermercato Sigma Giardini Naxos, sposato e padre di 3 figli. I banditi sono ricercati, è un comando di 11 slavi, un croato di 19 anni, Bojan Nikolic, residente ad Agrigento, è scoperto cadavere sulla spiaggia di Villafranca, in provincia di Messina. Il ragazzo forse è morto in viaggio dopo essere stato ferito da un proiettile sparato da Pancrazio Muscolino. Lungo l'autostrada A1 in direzione nord, vicino Firenze, la polizia stradale ferma 2 automobili con a bordo 5 nomadi in possesso di oggetti in oro. Nel porto commerciale di Salerno, dopo un rocambolesco inseguimento, la polizia ciuffa tra gli scogli 2 uomini fuggiti a piedi e già a bordo di un Alfa Romeo 164 targata Agrigento. Altri 2 sono ammanettati all'imbarco del traghetto tra Messina e Villa San Giovanni. Tutti i fuggitivi sarebbero partiti dall'ex rifugio Rom in Contrada Gasena, alla periferia nord di Agrigento, poi smantellato dall'allora sindaco Aldo Piazza. Il 20 ottobre del 2006 la prima sentenza, adesso il verdetto d'appello. Carcere a vita per i serbi Milovan Dimitrijević, Vojkan Dimitrijević, Zarko Fetoski e Slobodan Dimitrijević, che è ancora latitante, accusati dell'omicidio di Pancrazio Muscolino. Ridotte le condanne da 5 a 3 anni e 6 mesi a favore di 2 donne accusate di ricettazione, Diuka Dimitrijević e Vesna Radosalievic. Ah, salve per la camera, salve. Sì, c'è un...